presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65. Cerchi un punto di riferimento per la tua auto? Angelucci Car Service e Angelucci Auto sono quello che fa per te. Con Angelucci Car Service, carrozzeria, assistenza, meccanico, gommista, riparazioni, lavaggio e consulenza tecnica non saranno più un problema. La tua necessità è acquistare un'auto? Beh, nessun problema. Angelucci Auto è concessionario ufficiale Renault e Dacia per Rieti e provincia, specializzato in vetture Toyota, Fiat, Lancia e Alfa Romeo. Dalla vendita alla gestione della tua vettura, per ogni tua esigenza, ci siamo noi. Angelucci Car Service e Angelucci Auto. Siamo in via Fratelli Sebastiani 8 a Rieti. Un solo punto di riferimento per tutte le esigenze della tua auto. Opposizione all'attacco e sinistra spaccata al Consiglio Comunale di Rieti per i riconoscimenti dei debiti fuori bilancio che sarebbero maturati negli anni di gestione Petrangeli. Nel mirino della minoranza di centrodestra è finita la gestione degli impianti sportivi e della palestra e il rapporto instaurato tra le società sportive e l'ex assessore allo sport. Motivo di discussione è stato come far mettere in regola i gruppi sportivi morosi, ma ci sono grossi problemi anche nella gestione del personale che lavora in questi impianti. Comune di Rieti all'angolo anche per le condizioni in cui si trova il Cammino di Francesco e tutti i ritardi accumulati sul tema dei flussi turistici. Finalmente si mette mano nel Cammino di Francesco, tante cose che non vanno, una manutenzione che va migliorata. Come pensate quindi di intervenire? Allora, ma concretamente già siamo intervenuti l'altro anno facendo delle importanti opere finalizzate a migliorare la segnaletica all'interno del Cammino di Francesco, in particolare la segnaletica orizzontale, nonché tutto ciò che è stata la produzione di un materiale promozionale e informativo per i turisti. È evidente che oggi l'elemento fondamentale è che abbiamo creato finalmente una cabina di regia unica tra tutti i soggetti istituzionali che a vario titolo, intanto gli enti pubblici, praticamente intervengono nell'ambito del cammino. Stiamo operando al fine di migliorarlo il cammino e presto ci saranno degli interventi importanti a livello infrastrutturale, quindi sia a livello di sentieristica, quindi non solo manutenzione ordinaria ma straordinaria o opere straordinarie, al fine di poter consegnare finalmente un aspetto infrastrutturale completo e poter costituire una carta servizi con le varie entità imprenditoriali che dovranno intervenire in modo attivo in questa esperienza fondamentale di sviluppo per il nostro territorio, perché ovviamente se l'imprenditoria poi dopo non interviene, chiaramente sarebbe un qualcosa di non funzionante, un anello mancante fondamentale. È evidente quindi che presto saranno fatte queste opere infrastrutturali. Lo stato del cammino non è in uno stato disastroso, ci sono degli interventi, dei piccoli interventi anche significativi che dovranno essere fatti. In particolare sono due o tre punti quelli che ci interessano di più a livello infrastrutturale. La manutenzione ordinaria dovrà essere fatta nei mesi più importanti, che sono praticamente i mesi di aprile, maggio e poi successivamente luglio, perché ovviamente l'erba in quei mesi cresce, quindi dovrà essere fatto un lavoro di sfalcio sostanzialmente, però questo accordo di programma serve anche per poter coordinare le forze di tutti i soggetti che stanno all'interno di questa situazione, per cui è evidente, lo abbiamo detto sempre più volte, che il turista che entra sa di essere nel Cammino di Francesco, sa di essere nella Valle Santa, non ha l'interesse
specifico di sapere se è in un comune o nell'altro comune. Cammina per avere la sua esperienza diciamo religiosa, ma anche naturalistica, ma anche enogastronomica, per cui noi dobbiamo chiaramente mettere a servizio tutto ciò, i lavori, questo è un anno fondamentale. Conto personalmente di poter concludere degli importanti tasselli relativamente a questa cosa, ripeto, non soltanto infrastrutturale, ma soprattutto quello che poi mi interesserà, soprattutto di poter completare tutto l'aspetto delle relazioni e degli interventi di servizio che le imprese e quindi le opportunità di lavoro che potremo creare potranno fare a seguito di questa attività importante di coordinamento che parte da Labro e finisce a Roma. Questo è. Bagarre in Consiglio Comunale, tanti gli argomenti, dal cammino di Francesco ma a questa contestazione su una privatizzazione incomprensibile del Teatro Flavio Vespasiano. Ma è veramente una vergogna, io non mi sarei mai aspettata che il sindaco Petrangeli e la sua giunta potesse arrivare a tanto. Veramente sono sconvolta, ma lo sono come cittadino e sono anche accorata. Ho fatto un intervento sia in consiglio questa mattina sia ieri in commissione, perché io credo che stiamo espropriando i cittadini e la città di Rieti di quello che simbolicamente poi è stato il suo gioiello. È come se comunque fossimo arrivati a venderci i gioielli di famiglia e poi veramente per un piatto di lenticchie. Abbiamo fatto due conti, in realtà il personale continuiamo a pagarlo lo stesso, per quanto riguarda il mutuo si dovrà continuare a pagare. Allora l'unica cosa su cui si risparmia sono la prestazione di servizi, ma facendo i conti sono 70.000 euro l'anno che, aumentando l'offerta artistico-culturale, si potrebbe perlomeno, non dico guadagnarci, ma quantomeno pareggiarla. Allora è inutile che l'assessore Massimi continui a ripetere che non è un fatto di business e che non è un fatto commerciale. Mi deve spiegare perché stanno svendendo il Teatro Vespasiano semplicemente per un canone d'affitto, ed è una vera vergogna. Io veramente ho invitato i consiglieri di maggioranza, ma anche i cittadini, ad una levata di scudi, perché non possiamo permettergli che dopo che hanno svenduto i campi sportivi, il MAN, gli asili nido, adesso si svenda pure il nostro teatro, che veramente, con tutti i premi che ha preso ma anche con tutti gli investimenti che sono stati fatti nel passato, è un po' il simbolo della nostra città. Non glielo possiamo assolutamente permettere. Confcommercio e ANCI si sono unite per dare vita ad un progetto con lo scopo della riqualificazione urbana della città di Rieti. Oggi a Roma iniziano i lavori per dare il via alle attività progettuali previste. Il progetto vede coinvolta nella fase di studio la Sabina Universitas. L'incontro prevede gli interventi di apertura del presidente Confcommercio Sangalli e il presidente dell'ANCI Fassino. Il presidente della Confcommercio di Rieti, Leonardo Tosti, sarà anche lui a Roma per firmare il protocollo d'intesa. I comuni hanno un importante ruolo di attivatori dei processi urbani e commerciali in un'ottica di ampio respiro che si uniforma agli esempi già presenti in altre realtà italiane, così commenta Tosti. La riqualificazione del tessuto urbano è una scelta strategica per rilanciare il tessuto produttivo. Il Tribunale di Rieti, unito a quello di Terni, è questa l'ipotesi studiata dalla commissione ministeriale presieduta da Michele Vietti, già vicepresidente del CSM. Impoverire ulteriormente un territorio già depredato di importanti presidi pubblici. Oltre alla riduzione delle corti di appello, 10 in meno, lo schema prevede la soppressione di altri 20 tribunali, oltre ai 30 già chiusi con la precedente revisione del 2012, che ha cancellato tutte le sezioni distaccate in Italia. Rieti ha perso quella di Poggio Mirteto. Oltre alla gran parte degli uffici dei giudici di pace che hanno visto la Sabina privata delle sedi di Amatrice, Rocca Sinibalda e Città Ducale. A sollevare timori è la condizione imposta alle corti di appello per sopravvivere ai tagli. Dovranno amministrare distretti con almeno 1 milione di abitanti. Ed ecco che, per Rieti, si profila l'ipotesi di un accorpamento con Terni, perché il distretto di Perugia ha un bacino sottodimensionato e può essere potenziato aggiungendo i 200.000 utenti del Reatino. Premesso che contro lo schema Vietti si è già espresso il Consiglio Nazionale Forense, afferma l'avvocato Luca Conti, presidente del Consiglio dell'Ordine, per quanto riguarda il distretto della Corte di Appello di Roma non sono previsti tagli di tribunali, per cui Rieti non può essere incluso nell'elenco che ancora non è stato reso noto. Come ordine, invece, ci stiamo attivando per promuovere un'iniziativa che punti ad ampliare il bacino di utenza con l'acquisizione di nuovi territori della Sabina romana. Ma come sempre sarà la politica a fare la differenza e Rieti in questo senso non appare certo favorita.
Nessuna traccia del deltaplano visto precipitare ieri nel primo pomeriggio tra i boschi di Montebuono. A lanciare l'allarme alcuni taglialegna che hanno avvertito carabinieri e vigili del fuoco. Immediato l'intervento con due elicotteri, ma nonostante le prolungate ricerche nessuna traccia del deltaplano. Evidentemente o si è trattato di un falso allarme oppure il pilota caduto si è allontanato da solo dalla zona in cui sarebbe caduto perché non ferito. Si impiega ancora troppo tempo per percorrere in autobus e in treno la tratta Roma-Rieti. Quasi tre ore hanno impiegato gli sfortunatissimi pendolari che sono costretti a utilizzare bus più treno per raggiungere e tornare dalla capitale al capoluogo Sabino. Non accennano a diminuire i disagi dopo l'avvio del nuovo piano di trasporti. L'integrazione gomma-ferro sta dimostrando ogni giorno che passa tutti i suoi limiti e a farne le spese sono come sempre i poveri pendolari spesso costretti a lunghe attese nello scambio di vettore. A parlare ora è Alberto Paolucci della UIL. È possibile consentire che una figlia che parte di venerdì mattina per andare a fare un esame universitario a Roma debba aspettare quasi tre ore per raggiungere l'Ateneo? Perché Cotral, la Regione Lazio e certa politica continuano a non capire? Perché questa forma di razzismo che non mette i ragazzi del Lazio nelle stesse condizioni? Noi della UIL non lo possiamo accettare, conclude il sindacalista. Questo continuo caos in cui devono vivere i pendolari non è più possibile e per questo sarà richiesto un tavolo urgente in comune per trovare una soluzione a questi disagi. Fasce orarie 10 minuti e un quarto d'ora. Spesso fanno ritardi e saltano le corse. Sono disagi molto comuni, magari si rompe il Cotral per i viaggi, poi non passano mai in orario, tardano un'ora, mezz'ora, tutti i giorni, sempre così, sempre lo stesso disagio tutti i giorni, è proprio critico. Una brutta situazione. Che ogni tanto non passa e si rompono durante il tragitto. Convocato per domani alle ore 9 il Consiglio Comunale di Rieti. Tra i punti all'ordine del giorno il riconoscimento dei debiti fuori bilancio conseguenti ai provvedimenti giudiziari esecutivi di condanna nei confronti dell'amministrazione comunale, ma anche la sdemanizzazione dei relitti stradali appartenenti al patrimonio del comune. Ed ancora l'approvazione dell'accordo di programma per la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione del Cammino di Francesco, oltre all'atto di indirizzo per l'affidamento in concessione del Teatro Flavio Vespasiano e delle attività artistico-teatrali, oltre al regolamento in materia di accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nel comune di Rieti. Da quando in comune sono iniziate a circolare voci sulla possibile privatizzazione del Flavio Vespasiano, cronaca di Rieti per prima ha pubblicato la notizia mentre alcuni ci prendevano per pazzi e visionari, in città si è innescato un dibattito molto acceso. Se è vero che i costi fissi sono 400.000 euro l'anno e più di 200.000 sono imputabili a costi del personale scelto dal comune, com'è possibile considerare insostenibile queste spese? L'assessore alla cultura Anna Maria Massimi parla di concessione e non di privatizzazione, ma il confine è molto sottile. Perché non coinvolgere la Fondazione Flavio Vespasiano e la Fondazione Varrone? Il pericolo è quello che si possa franare verso una svendita a soggetti esterni. Petrangeli e la Massimi ci ripensino. Siamo stati in giunta, è stato approvato un atto di indirizzo per la concessione del teatro ad un soggetto terzo che dovrà lavorare con noi per la realizzazione di un progetto che investirà tutta la città. Questa progettualità è nata a seguito degli stati generali della cultura che si sono svolti a novembre e il 2 aprile ci sarà un'assemblea plenaria degli stessi per mettere a punto l'intero progetto che vedrà coinvolte le forze locali e noi speriamo anche le forze produttive di questa città perché il teatro diventi un teatro della comunità, il luogo della cultura dove si farà formazione, dove si faranno attività laboratoriali, dove si continuerà a fare anche l'attività culturale, diciamo,
classica, tradizionale, che consiste nella stagione di prosa, stagione musicale. Inseriremo anche il prossimo anno la stagione di prosa per i bambini, che quest'anno ha avuto un grande successo. Quindi noi andiamo alla ricerca di un partner attraverso un apposito bando che sarà emanato dopo l'approvazione dell'atto di indirizzo in consiglio comunale, e un partner con il quale poter veramente rivitalizzare la città, ripartire dalla cultura. Questo partner non potrebbe essere la già esistente associazione Flavio Vespasiano? Ma se vorrà, l'associazione parteciperà al bando, perché al momento, a quello che risulta, insomma, si è interessata solo ed esclusivamente del Reate Festival. Il Reate Festival verrà di nuovo confermato, salvaguardato, e però l'associazione Flavio potrà partecipare al bando approvando le condizioni e i paletti che porremo nel bando stesso. I più maligni hanno pensato che si cerca un privato per ricevere sovvenzione dalla regione. No, perché voglio dire, anche le sovvenzioni della regione, ma soprattutto dovremo cercare il canale per attingere ai fondi ministeriali. Sono gli stessi fondi, probabilmente, insomma, a cui ha attinto anche la Fondazione Flavio, e però ci dovranno essere dei percorsi molto chiari, trasparenti, e la gestione soprattutto sarà una controllata costantemente dal Comune e dal gruppo di supporto e programmazione costituito appunto da tutte le forze culturali, sociali e produttive della città. Sono partiti i lavori per la realizzazione di un parcheggio urbano in località Ville Bianche, a servizio di via 24 Maggio della stazione ferroviaria di Passo Corese. L'intervento, che prevede un investimento di 220.000 euro, riguarda nello specifico l'area di Largo 24 Maggio. Circa 60 posti auto ed una nuova circolazione miglioreranno nettamente la viabilità in quello che è un punto nevralgico della città. Previsto anche un collegamento pedonale tra via 24 Maggio e via dei Bretoni. Si tratta di una vera e propria riqualificazione urbana, ha dichiarato il primo cittadino di Farensabina, Davide Basilicata, di un'area che da decenni versava in uno stato di degrado intollerabile. Sarà regolamentata una volta per tutte la viabilità, che ha sempre sofferto dell'ambiguità tra pubblico e privato. Una volta finiti i lavori avremo restituito alla comunità un altro spazio pubblico nettamente migliorato rispetto a come l'abbiamo ereditato, ha continuato Basilicata, utilissimo per i tanti pendolari e per chi frequenta il mercato settimanale. La nuova idea di città più bella e più funzionale prende così forma grazie ad un'opera costante fatta di impegno quotidiano e progetti seri nell'esclusivo interesse di Farensabina. Anche Rieti ha il suo concorso musicale. Si tratta del primo concorso di musica per giovani interpreti Città di Rieti, che si svolgerà al Teatro Flavio Vespasiano il 6, il 7 e l'8 maggio. L'iniziativa si rivolge a ragazzi tra i 12 e i 20 anni che coltivano la passione per uno strumento musicale e per il canto. Due le categorie secondo l'età dei concorrenti, all'interno delle quali sono previste 8 sezioni, una per ogni tipo di strumento: pianoforte, violino, clarinetto, flauto, fisarmonica, chitarra, ottoni e percussioni. Un'ulteriore sezione dedicata al canto, che a sua volta si articola in 3 categorie, aprendo sia al canto naturale che al canto lirico. I primi 2 giorni dell'evento saranno dedicati alle audizioni e il terzo all'esibizione finale dei giovani artisti, che si concluderà con la proclamazione dei vincitori assoluti e la premiazione. Invest
investi sul tuo futuro. Diventa un professionista nel settore della ristorazione, l'unico che non conosce crisi. Contatta subito Chef School La Corte. Ti offriamo corsi di cucina professionale, legalmente riconosciuti, con rilascio di attestato valido a livello internazionale. Chef School La Corte non è una semplice scuola. Verrà inserito direttamente nel mondo del lavoro attraverso stage nelle più prestigiose aziende del settore. Sabina Universitas, Federazione Italiana Barman, Associazione Italiana Celiachia, Accademia del Peperoncino, Associazione Italiana Sommelier, sono solo alcuni dei nostri partners. Che cosa aspetti? Iscriviti subito. Siamo a Rieti, in via Emilia 1. Chef School La Corte, l'unica scuola di cucina professionale della provincia accreditata presso la Regione Lazio. L'opportunità che cercavi per trasformare la tua passione nel tuo lavoro. Vi presentiamo il Conad City, in via Salaria 26, a Rieti. Da noi solo i migliori prodotti, ai prezzi più bassi. Prodotti del nostro territorio. Conad City. Fare la spesa da noi conviene. Conad City, aperto anche la domenica mattina. Per la NPC è d'obbligo vincere la prossima gara del 6 aprile. Mercoledì prossimo la squadra di Catania ospiterà tra le mura amiche del Pala Sojourner la Mens Sana Siena. Si tratta di una squadra, ha dichiarato il coach Luciano Nunzi, che attualmente sta vivendo il suo periodo migliore. Infatti, delle ultime 11 partite ne ha vinte ben 9. La formazione avversaria è completa in tutti i suoi reparti e vanta due giocatori molto potenti, Bryant e Roberts, che non sarà facile fermare. Insomma, affrontare Mens Sana Siena, in questo momento, non sarà facile per i ragazzi dell'NPC. La gara di andata è finita con l'amaro in bocca per gli Amaranto Celesti, usciti sconfitti per un solo punto. All'andata Siena non era al top della forma. Oggi invece sta vivendo il suo momento migliore, ha continuato Nunzi. I giocatori toscani sanno punire gli avversari con il talento e la loro rapidità di gioco. Non bisogna sottovalutare nessun atleta perché, oltre agli americani, ce ne sono altri altrettanto forti come Bucarelli, Marini e Borzato. Tuttavia, mai scoraggiarsi, la partita è tutta da giocare. Il match, del resto, si profila di fondamentale importanza. La mancata vittoria lascerebbe infatti aperta la porta ai play-out.